un settore che ha ricadute rilevanti sul territorio, ma se ne parla forse troppo poco. Parliamo del settore che riguarda tutti i locali di intrattenimento, sale da ballo e di spettacolo. Questa mattina un incontro con i referenti provinciali e regionali proprio per fare il punto sulla situazione. Un incontro importante dove oggi nasce un nuovo responsabile di questo settore che è il gestore del Papilio e dove abbiamo messo al centro quello che può essere il ruolo del SILB all'interno dell'economia turistica nostra locale. Dei locali da ballo e discoteca se ne parla poco perché probabilmente nella nostra provincia ne abbiamo poco materiale. Questa è una grossa carenza che porta i nostri giovani e non giovani a andare fuori provincia, andare in Versilia, andare là a trovare quelli che sono i luoghi di svago. Si spera di poter far crescere questo settore a Spezia, dove un incremento turistico numerico lo abbiamo. Dobbiamo qualificarlo sempre di più, dobbiamo aumentare le permanenze e questo lo si può fare se riusciamo a creare quelle condizioni di svago sano e di divertimento sano del dopo cena. Quindi se noi riusciamo a colmare questa lacuna che il nostro territorio ha, probabilmente riusciamo nel nostro intento di creare un settore di un'economia dello svago e del turismo anche nella nostra città. Quali saranno gli obiettivi in una città dove ha tanto potenziale, ma ad oggi effettivamente sono poche le attività che si occupano di questo settore? Sì, gli obiettivi sono quelli di mettere a disposizione tutte quelle che sono i mezzi da parte del SILB, di mettere a disposizione quelli che sono gli imprenditori del settore, comunque dei locali da ballo, di quelli che già ci sono e sono esistenti nel territorio, in qualche maniera di creare una coordinazione tutti insieme, di combattere tutti insieme quello che è l'abusivismo che c'è intorno a questo settore e in qualche maniera riqualificare e dare una professionalità nel settore, cercando anche di attirare magari nuovi investitori di zona per creare chiaramente nuovi punti di intrattenimento in zona, visto che Spezia sta godendo comunque un periodo assolutamente d'oro per quanto riguarda il turismo, per cui ci auguriamo di lavorare in questa direzione. Ecco, c'è un vero e proprio lavoro di squadra, una collaborazione interregionale, questo potrebbe essere un ulteriore aiuto al settore. Sì, c'è una collaborazione interregionale perché comunque anche oggi era presente il presidente della provincia di Lucca che raccoglie quelli che sono tutte le discoteche, i locali da ballo della Versilia praticamente, in modo e in maniera che con questa collaborazione di creare quasi un trade union delle coste fino ad arrivare alla Spezia, in qualche maniera coordinandoci insieme e con tutti quelli che sono i professionisti del settore.